Con molto piacere oggi vi voglio avvisare e informare su quello che è accaduto da poco in consiglio regionale. È stata approvata all'unanimità quella che è una richiesta nei confronti della Giunta di salvaguardare il nostro corpo più importante per quanto riguarda la sicurezza antincendio in Toscana, quelli che sono i vigili del fuoco. Sono vigili del fuoco che sono soggetti a dettagli trasversali e dove il controllo delle spese e quello che è l'abbattimento degli sprechi non viene assolutamente rispettato. Abbiamo in Toscana, che ripeto e rammento, ricordo che è una regione con 3.700.000 abitanti, 255 vigili del fuoco suddivisi in 10 squadre e pertanto ogni squadra coprirebbe quello che è il fabbisogno di 80.000 abitanti. Considerate che un vigile del fuoco copre quello che è l'assistenza alla sicurezza di 14.000 toscani. Questo è assolutamente incongruente, assolutamente da sottolineare quanto sia distante da quello che è il parametro europeo, un vigile del fuoco ogni 1.000 abitanti. Abbiamo anche in previsione, con quelli che sono i tagli, la cancellazione del corpo sommozzatore dei vigili del fuoco di Livorno, di Grosseto, e pertanto quello che è stato accettato finalmente da tutto il Consiglio a maggioranza completa è quello di invitare la Giunta ad rivolgersi a Renzi affinché i vigili del fuoco non vengano tagliati e non venga a mancare la sicurezza nella nostra regione, nella magnifica Toscana.